Auguri. Buongiorno. Signor sindaco, oggi lei è sindaco. Dove devo pensare? Signor di signor sindaco. Messaggio che il signor Presidente della redazione saluto le donne e gli uomini della Polizia di Stato, interpretando il sentimento di gratitudine dell'intera commissione e di rischio, ancor più accentuato in occasione di grandi eventi e manifestazioni, la Polizia di Stato nella lotta alle mafie, con incisive operazioni contro radicati sodalizi criminali che attuano ogni forma di prevaricazione per infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico. Con analoga determinazione ed efficacia è proseguita l'azione diretta a colpire i patrimoni illecitamente accumulati, frutto di violenza e di corruzione. Il difficile quadro internazionale ha reso necessaria una più intensa e capillare azione di prevenzione in costante e sempre più sofisticate forme di criminalità informatica, favorendo in ogni modo la conoscenza, soprattutto da parte dei minori, generoso impegno nella fase di soccorso e di assistenza. Grande apprezzamento merita l'attività partecipazione di qualificati operatori della Polizia, ad iniziative di sensibilizzazione promosse su tutto il territorio nazionale, in onore alla memoria di tutti coloro che hanno sacrificato da lì, esprimo ai familiari la solidale vicinanza dell'intera nazione. Con questi sentimenti, in nome di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e i loro familiari che ne condividono rischi e sacrifici, l'apprezzamento e gli auguri più sentiti. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. La quale è ben consapevole che la salvaguardia della sicurezza è affidata a veri professionisti. Assicurare la giustizia ai latitanti di massima pericolosità e proseguire nell'aggressione dei patrimoni mafiosi. Sia della Polizia di Stato, lo dico, consapevole di esprimere anche l'opinione del Paese, dimostrate ogni giorno nel vostro innovativi e mettendo in campo le nostre forze migliori. Avete affrontato anche quest'anno difficili situazioni di ordine pubblico in occasione delle numerose manifestazioni che vi hanno visti impegnati. Uomo di povertà, nonché emarginazione e solitudine, che hanno fatto avvertire sempre più forte il bisogno di vicinanza e di sicurezza, soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili e indifesi. La gestione della nuova emergenza migratoria ha dimostrato come anche in contesti di forte carica emotiva sapete affrontare le difficoltà dei delicati compiti istituzionali che vi sono affidati. Tutto ciò vi rende degni della fiducia dei cittadini e dell'attenzione che il Governo, il Parlamento e le più alte cariche istituzionali ripongono nella vostra missione. Questo momento celebrativo, coronato anche dal conferimento alla bandiera della Polizia di Stato della medaglia d'oro per l'ordine pubblico da parte del Presidente della Repubblica, è occasione per onorare con la certezza che attraverso il vostro quotidiano impegno, proiettato verso la realizzazione di un futuro migliore e animato dal convincimento che si vince solo se siamo tutti parte di una stessa squadra, Ministro dell'Interno. Che si sia verificato alcun grave incidente. Ed ancora, abbiamo saputo tenere il nostro paese al riparo dai colpi delle sigle terroristiche di matrice islamica e non solo, che hanno purtroppo funestato altri paesi a noi vicini. Abbiamo manifestarci il proprio apprezzamento, in una situazione che resta finanziariamente molto critica per tutti la sicurezza. Thank you.
atto, pronto per la rassegna. Cittadini, benvenuti. Benvenuti nella questura di Cosenza, che è un po' la casa dei poliziotti, di noi della Polizia di Stato. Così come una casa, così come è stata rappresentata dagli alunni della scuola elementare Spirito Santo, che sono presenti e che ringrazio unitamente ai loro professori, alle loro maestre, ed unitamente all'ufficio del dirigente scolastico, che pure ringrazio per la presenza. Se mi si consente, un saluto particolare al signor prefetto Gianfranco Tomao per la serenità, mi permetto di dire modestia, ma modestia con mille virgolette, con cui esercita il proprio mandato istituzionale, e per la sapiente opera di coordinamento esercitata nell'ambito del consesso, un po' il nostro, per fare un po' un'analogia col Consiglio Comunale, il nostro Consiglio per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica. E ai membri del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica estendo anche un caloroso saluto, perché ci vediamo tutte le settimane, ovviamente, signor Prefetto. Un devoto saluto all'Arcivescovo Metropolita, Monsignor Nunneri. Un saluto anche al Sindaco Occhiuto della città di Cosenza, che ha reso con la sua presenza anche lui prestigiosa questa cerimonia, ed un saluto anche agli altri sindaci invitati. Abbiamo limitato gli inviti esclusivamente ai sindaci ove si trovano posti della Polizia di Stato. All'autorità giudiziaria, signor Procuratore della Repubblica Granieri, pongo un saluto deferente, al consigliere Calio, in rappresentanza del signor Presidente del Tribunale. Benvenuto anche a tutti i giornalisti, che anche loro sono di casa in questura e in qualche maniera svolgono un servizio essenziale da tramite tra le istituzioni e la cittadinanza. Un caloroso saluto a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, della questura e delle sue complesse articolazioni, delle specialità, in particolar modo la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e la Polizia delle Telecomunicazioni. A loro ovviamente non do il benvenuto perché sono a casa loro, per loro esclusivamente un grazie per l'impegno che stanno profondendo. Io sono qui da 10 mesi, abbiamo in qualche maniera colto questa occasione per fare una sorta di bilancio annuale. Noi i bilanci li facciamo più o meno da una festa all'altra, e devo essere veramente soddisfatto per come hanno accolto questo nuovo questore. In qualche maniera ho raccolto anche i loro input per cercare di rendere la città di Cosenza al servizio dei cittadini così come merita. Loro sanno che fare il proprio dovere non basta per essere un buon poliziotto, bisogna fare molto di più, bisogna un po' gettare il cuore oltre l'ostacolo, così come si suol dire, ma è vero, perché fare il proprio dovere non basta per poter rendere un servizio alla cittadinanza.
Rivolgo un saluto anche alle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, con le quali a volte abbiamo un confronto dialettico, qualche volta anche dai toni piuttosto accesi, ma sempre un interesse comune, nell'interesse del bene della Polizia di Stato e quindi dei cittadini. E anche loro hanno saputo cogliere lo sforzo profuso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per esserci sempre. Esserci sempre è appunto il motto che anche quest'anno il signor Capo della Polizia ha voluto dare al 163° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Ma affinché questo non sia un motto e basta, esserci sempre è una parola impegnativa. Per esserci sempre occorre dare di più. Abbiamo cercato quindi di portare la Polizia di Stato anche in quei consessi della provincia dove non c'è un commissariato di polizia. La polizia l'ha sempre fatto, per carità. In ogni caso abbiamo cercato di estendere la presenza della polizia in quei comuni, in particolar modo sulle fasce sia tirreniche che soprattutto quella ionica, la Sibaritide in particolare, dove c'è proprio per la ricchezza della zona una maggiore concentrazione a volte di comportamenti devianti, anche per la presenza di malovalanza e di manodopera che può essere clandestina. Quindi anche in quei consessi dove il concetto di insicurezza è più percepita. Per questo ringrazio anche il reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale, che ci consente, con le sue centinaia di agenti e con 10-12 equipaggi che ci mette a disposizione ogni giorno, di essere presenti in ogni zona della provincia. Quindi esserci sempre è il motto che quest'anno ha voluto il Dipartimento. Quindi esserci in ogni manifestazione. Noi abbiamo realizzato, e ringrazio la Polizia Scientifica, forse qualcuno di voi l'ha già visto, c'è un video, dura una ventina di minuti, poi se avete occasione di guardarlo, perché non è stato, vi ho un po' stressati troppo, l'abbiamo fatto 4-5 volte, abbiamo cercato di ripercorrere le tappe salienti della Polizia di Stato da giugno dell'anno scorso al maggio di quest'anno, quindi non è casuale, ci sono un po' le operazioni principali e sono ricordati gli eventi principali che questa città ha visto, le istituzioni, il signor Prefetto in prima linea e tutte le forze di polizia, a cominciare dalla questura, e quindi c'è tutto un po' l'escursus di quello che abbiamo fatto in quest'anno, soprattutto sotto il profilo dell'ordine pubblico. Io vengo dalla giudiziaria e mi arrabbiavo un po' quando i questori iniziavano a parlare dell'ordine pubblico. Sono diventato questore, quindi evidentemente ho preso pure io la malattia di occuparmi più dell'ordine pubblico prima della polizia giudiziaria. Quindi c'è stata la visita del Santo Padre, io non c'ero, però la questura e la prefettura hanno organizzato dei servizi con le altre forze di polizia eccellentissimi, con oltre 100.000 visitatori, quindi servizi di soccorso e di incolumità pubblica encomiabili. Abbiamo avuto una duplice visita del Presidente del Consiglio nell'ultimo anno, soprattutto quella dell'autunno scorso in occasione delle manifestazioni, delle consultazioni regionali, con la presenza in concomitanza del Presidente del Consiglio in una fase di particolare contestazione del paese, dove era contestato in tutte le piazze, in una location particolarmente inadatta, posso dirlo adesso, il signor prefetto lo sapeva, quindi per ricevere il primo ministro. In contemporanea c'era anche il ministro degli interni, abbiamo gestito, e anche di questo episodio troverete traccia in questo filmato che abbiamo fatto. Abbiamo avuto una stagione calcistica che vedeva il Cosenza impegnato negli anni passati in serie minori, quindi è tornato in Lega Pro, con le rivalità che i cosentini ben conoscono, non solo con Catanzaro ma anche con altre compagini. Abbiamo avuto una stagione calcistica che è terminata, e questo è motivo di orgoglio. Motivo di orgoglio, e lo ricordo perché le cose quando vanno bene non se ne accorge nessuno, è così, lo sappiamo. Però non è frutto di casualità l'organizzazione dei servizi. Anzi, la Polizia di Stato e le altre forze di polizia, quando meno si vedono meglio è. Però una stagione calcistica senza nessun incidente, che in provincia nessuno, è motivo di vanto. Anche perché, d'intesa col signor prefetto, non abbiamo adottato nessun provvedimento ostativo per le squadre ospiti. Seppur c'erano delle rivalità accesissime, negli anni passati era stato interdetto, per esempio, il derby con i vicini del Catanzaro. Non abbiamo avuto nessun incidente, abbiamo adottato anche dei provvedimenti di DASPO, sono necessari, una ventina quest'anno, non sono oltre la media con i provvedimenti di DASPO, quindi la polizia è costretta un po' a stare sul crine tra legalità e illegalità, quindi a volte dobbiamo tirare fuori il cartellino rosso come l'arbitro, c'è sempre qualcuno che protesta e qualche altro che applaude, però è il nostro compito, siamo un po' al limite tra legalità e illegalità,
nel senso che noi dobbiamo perseverare la legalità, però non sempre troviamo il consenso, anche in ordine pubblico, quando giustamente alcuni cittadini si lamentavano delle chiusure delle strade, però la sicurezza ha un prezzo. Se il prezzo della sicurezza non lo accettiamo, produciamo solo insicurezza. Questo è il nostro lavoro. Abbiamo avuto diverse vertenze aziendali, abbiamo avuto tantissime vertenze aziendali e l'opera sapiente dei funzionari e degli agenti della Polizia di Stato sulla strada, perché quando sono in un consesso ancora di concertazione, quando c'è il signor prefetto che interviene, quando poi in qualche maniera la protesta giunge sulla strada, gli animi sono caldi e la professionalità degli operatori di polizia è fondamentale, anche perché la Polizia di Stato e quelli della Questura di Cosenza, come gli altri, non sono chiamati a soffocare il dissenso, ma a gestirlo, a governarlo, perché se dovessimo soffocare il dissenso sarebbe più semplice, tra virgolette, perché poi si avrebbero dei costi troppo alti per la società. Un altro argomento su cui volevo richiamare la vostra attenzione è quello delle occupazioni abusive. Ne ho già parlato col signor prefetto, è un fenomeno in aumento, un fenomeno preoccupante, di cui la Polizia di Stato negli ultimi anni, e nell'ultimo anno in particolare, è dovuto intervenire unitamente alle altre forze di polizia, in particolare l'Arma dei Carabinieri, che è una forza di polizia a competenza generale, ad intervenire per mediare su queste occupazioni, perché spesso ci si va ad occupare degli alloggi con persone, donne incinte, bambini piccoli, il proprietario che era fuori di casa, la legittimità della proprietà. Siamo dovuti intervenire ed è una situazione piuttosto calda. Poi in questo excursus che troverete sempre in questo filmato che poi vedrete, se ne avrete voglia, la stampa ne avrà una copia, non possiamo non ricordare gli sbarchi. Abbiamo avuto 3 sbarchi a partire da gennaio, quindi la questura ha gestito tutti gli sbarchi provenienti dalla Sicilia o dagli altri posti. A partire da gennaio abbiamo avuto 3 sbarchi con circa 1200 cittadini richiedenti asilo provenienti dal Nord Africa. Abbiamo dovuto gestire questi sbarchi sia sotto il profilo dell'accoglienza, dove la prefettura col ruolo di regia del signor prefetto e con la protezione civile e gli altri enti ha gestito la situazione, ma oltre a gestire gli sbarchi sotto il profilo dell'accoglienza, la Polizia di Stato gestisce la questione le cosiddette pratiche amministrative degli stranieri e in più poi si occupa di un triplice aspetto, di un terzo aspetto, è quello di gestire ed assicurare la sicurezza dello Stato in relazione all'ingresso, tra virgolette, sotto una forma anomala, perché la forma ordinaria sarebbe quella della frontiera, con i controlli, con visto e con passaporto. Atteso che si tratta di profughi, abbiamo dei cittadini che accogliamo, sì, però dobbiamo stare attenti affinché nell'ambito della maglia delle istituzioni presso la frontiera non si insinuino dei soggetti che possono arrecare pregiudizio allo Stato. Quindi queste sono state le attività che maggiormente mi hanno colpito durante questi miei 10 mesi di permanenza, aggiungendoci gli altri 2 a partire da maggio in poi. Per quanto riguarda la polizia giudiziaria, sono, a partire dal numero di soccorso pubblico, il 113, dove abbiamo registrato, costretti i miei operatori anche a delle statistiche, a delle analisi, ci stiamo ingegnerizzando in qualche maniera, già la questura lo era, ma sicuramente stiamo cercando di fare uno sforzo maggiore per contarci, per valutare le prestazioni, perché io sono fermamente convinto che le prestazioni delle forze di polizia, non è vero che non siano misurabili, sono misurabili, perché noi spesso ragioniamo in termini di negatività, nel senso che tanto meglio facciamo, tanto meno succede. Però se a Milano in un turno di volante la volante interviene 5 volte, a Cosenza interviene 7 volte o il contrario, dobbiamo chiederci il perché, se è un motivo di traffico, se è un motivo di conformazione orografica del territorio, se è un problema di efficienza. A me piace cercare di perseguire efficienza e quindi mi piace anche il dato statistico, ma non per questo. Abbiamo gestito circa 7.000 chiamate su 113 tra Questura di Cosenza e i 3 commissariati, una media tra i 15 e i 25 al giorno, chiamate di soccorso pubblico, quindi che testimoniano un'innegabile fiducia che i cittadini hanno nei confronti della Polizia di Stato. Chiaramente queste chiamate non sono esclusivamente per motivi di stretta competenza della Polizia di Stato o delle forze di polizia in base al piano coordinato. Sapete bene che o si chiama Polizia o Carabinieri in relazione alle zone, poi sono le sale operative che decidono l'intervento. In ogni caso abbiamo gestito questo tipo di situazioni. Quindi sotto il profilo del soccorso pubblico siamo passati da 1, 1.5 a 2 volanti a 2, 2.5, 3 volanti sulla città di Cosenza. Nelle fasce diurne siamo quasi sempre con 3 volanti e questo lo devo
e parlerò tra un attimo all'opera di impegno che i poliziotti, gli agenti di polizia di Cosenza stanno approfondendo in questo sforzo. Sotto il profilo della criminalità sono moderatamente ottimista. Questo moderatamente il dottor Zampini e i dirigenti dei commissariati non me ne vorranno, ma non perché loro abbiano lavorato male, perché il crimine, io sono abituato, ve lo dico, sono piuttosto schietto, sono in polizia da 29 anni, andavo alle feste della polizia e vedevo i questori che dicevano che il crimine diminuiva e gli arresti aumentavano. Poi io da ragazzino facevo i conti, dico, per 3, 4, 5 anni il crimine non diminuiva, allora dico c'è qualcosa che non va. In realtà gli arresti ci sono ed aumentano. Vi risparmio il bilancio sociale della questura di quest'anno, siamo passati da 80 a circa 120 arresti, le denunce a piede libero sono aumentate del 30-40%, le mere identificazioni sono passate da 20.000 a 33.000, poi vi dico anche perché. Quindi sono assolutamente soddisfatto del lavoro degli operatori. Hanno aumentato anche l'attività di repressione in maniera notevolissima. Questo però non toglie che le organizzazioni criminali, come analisi del fenomeno, sono piuttosto agguerrite. Ci abbiamo contato almeno 16, anche se il numero lascia il tempo che trovi in tutta la provincia. Ce ne accorgiamo da certi reati, tra virgolette chiamo reati spia, no? Un po' la febbre, se dovessimo essere dei medici. Ci accorgiamo dei numeri dei danneggiamenti, ci accorgiamo di alcuni reati che in qualche maniera attentati incendiari, che sono la spia che l'attività delle organizzazioni criminali in qualche maniera è attiva. Questo non significa essere pessimisti, guardi, io sono ottimista, nel senso che riconoscere i problemi significa affrontarli per risolverli, e noi siamo qui per questo in qualche maniera. Quindi il moderato ottimismo è per questo, perché stiamo lavorando, dobbiamo sul profilo della repressione essere ancora più incisivi, e vi risparmio veramente il conteggio dei reati. Abbiamo una diminuzione degli omicidi, abbiamo un andamento stazionario delle rapine, i furti sono più o meno stazionari, c'è un leggero aumento dei furti di auto, e questo dipende molto da noi perché la sicurezza costa, l'ho già detto. Il famoso cavallo di ritorno, a volte si chiede giusto quel tanto che il cittadino è disposto a pagare, non tantissimo, ma proprio quel tanto alimenta il fenomeno, il cosiddetto gatto, cane, che dir si voglia, che si morde la coda. Quindi i furti di auto sono in leggero aumento, ma bisogna smettere di pagare, bisogna a volte anche rimetterci di tasca propria, sarebbe bellissimo. Ecco, esserci sempre però il personale diminuisce, ci lamentavamo negli anni 80 quando eravamo in 100 e passa mila, adesso siamo 15.000 in meno, l'età media aumenta, quindi dobbiamo reingegnerizzare le risorse, parlare di efficienza, efficacia, ammodernamento della Polizia di Stato e quindi fare in uno quello che prima facevamo in quattro e quindi rimetterci in gioco, ecco, per questo. Quindi il personale ha accettato di lavorare anche in fasce orarie dove forse è disagevole fare lo straordinario programmato in alcune fasce, e le risorse umane in qualche maniera hanno sentito il peso, perché un questore che chiede, l'amministrazione che chiede, non è a costo zero. L'amministrazione della Polizia di Stato è una struttura complessa, è molto difficile da governare. Siamo una struttura democratica, quindi con una forte sindacalizzazione ben venga, ma lo sforzo lo stiamo facendo. Quindi io ho cercato insieme al Dipartimento, d'intesa col signor Prefetto, di dare corpo a quelli che sono questi concetti, quindi riorganizzazione, ingegnerizzazione. Abbiamo aumentato le volanti, abbiamo adottato dei provvedimenti dolorosi per il personale. La questura di Cosenza, sono 25 anni che si parlava di un posto fisso che forse andava chiuso, è stato chiuso, ma non è un vanto. Quindi abbiamo recuperato 17 operatori, li abbiamo accorpati in un unico commissariato che è Paola, quindi che da 50 persone è passata a 67, stiamo assicurando su Cetraro, dove prima c'erano servizi mattina e pomeriggio, anche di notte. Quindi questo è costato sacrificio agli operatori di polizia, io lo ringrazio pubblicamente ed apertamente, perché gente che magari veniva dalla provincia di Salerno a allungare altri 30 km per prendere servizio a 50 anni con i bambini, non è una cosa semplicissima, però noi lo stiamo facendo. I ragazzi stanno sacrificando, hanno accolto questo invito e quindi cerchiamo di dare l'esempio. Ecco, vi ho parlato prima delle identificazioni, sono passate da 20.000 a 33.000, più di un terzo sono aumentate, perché l'ingegnerizzazione, la Calabria si avvale di strumenti che le altre regioni non hanno. Parlavamo in comitato l'altro giorno di un sistema di videosorveglianza a fibre ottiche,
Abbiamo nelle regioni meridionali il cosiddetto progetto Mercurio, vi invito, se avete un po' di tempo dopo, a farvi spiegare dai ragazzi le macchine cos'è il progetto Mercurio. Abbiamo i tablet nelle vetture adesso, sia la questura che il reparto prevenzione crimine, ma non è il tablet, giusto per avere il tablet. Significa che se passa una macchina da ricercare a fianco nelle aree dove sta una volante, automaticamente il sistema la rileva. Un rilevamento automatico delle macchine da ricercare, delle persone da ricercare se vengono individuate. E in qualche maniera anche le persone identificate non devono fare più la fila aspettando che l'operatore del centro della sala COT faccia l'interrogazione al Ministero, perché l'operatore di volante, se ferma a me cittadino, automaticamente può fare l'interrogazione e quindi liberare immediatamente il cittadino. Quindi prima per fare un controllo passavano 15-20 minuti, adesso in 15-20 minuti se ne fanno 5-6-7. Quindi il numero delle persone identificate è aumentato in maniera notevole, quindi c'è un ritorno in termini di sicurezza. Un'altra cosa, questo sistema Mercurio consente all'ufficio, consente al questore, consente a uno scenario di crisi, un tavolo che si dovesse determinare in prefettura di vedere in diretta quello che sta accadendo, cioè le immagini, le macchine possono mandarle direttamente in sala operativa dovunque sia un tablet per vedere se c'è una persona asserragliata, se c'è un terrorista, se c'è un'azione sul posto. Quindi io non vi annoio più, ho promesso di stare 10 minuti, forse sono arrivato a 13 o 14 minuti, raccolgo l'invito del signor capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, che ha espresso sentimenti di orgoglio ed ottimismo, e con questo vi lascio augurandovi il tradizionale Viva l'Italia, viva la Polizia di Stato. Tutti presenti, le autorità, faccio un saluto collettivo, autorità civili, religiose e militari, per non dimenticare nessuno. Il signor Questore mi ha teso un tranello, perché non mi ha detto che avrei dovuto fare un intervento, e quindi mi limito ad un cenno di saluto, ma accolgo volentieri questo suo invito, perché se non altro perché mi ha citato tante di quelle volte che non ne posso sottrarmi. Io devo dire questo, con il questore Ivori siamo, sono 10 mesi che collaboriamo, abbiamo avuto, quindi ci siamo conosciuti strada facendo, e in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, ma soprattutto nella quotidianità dei nostri rapporti, ho imparato ad apprezzarlo moltissimo. Per la sua determinazione, per il suo entusiasmo, per la sua voglia di fare e di reingegnerizzare, come ha detto prima, le cose. E il funzionamento della questura in questo momento, che è particolarmente difficile per la Polizia di Stato, perché lo ha già sottolineato, i mezzi sono pochi, le risorse umane sono diminuite inevitabilmente a causa dei pensionamenti, a causa di un blocco del turnover, e per la elevazione dell'età media, che non rende certo facili i compiti, lo svolgimento dei compiti però di istituto. Quindi i miei complimenti al questore, attraverso di lui i miei complimenti, il mio ringraziamento va a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, dagli agenti ai dirigenti di più elevata qualifica. Sono contento in questo momento anche perché abbiamo avuto la bella notizia della promozione della dottoressa Pugliese, che quindi, e quindi questo è un riconoscimento anche all'attività che le donne e gli uomini della Polizia di Stato svolgono in un contesto certo non facile come quello della provincia di Cosenza. Concludo questo mio breve cenno di saluto rinnovando al questore le mie congratulazioni per tutto quello che ha fatto. Devo dire, non mi soffermo sulle excursus che ha fatto, ma lui ci aveva gli appuntini, io non ce li ho. Devo dire però che i miei
le mie congratulazioni vanno per tutta l'attività svolta, dalle indagini che vengono espletate, ai servizi di polizia che quotidianamente, i cui risultati quotidianamente possiamo leggere sui giornali e ascoltare nei TG. Devo sottolineare in particolare come con il signor Questore ci troviamo in linea nel trattare, nell'assolvere i compiti che riguardano la tutela dell'ordine pubblico, perché ce lo dicevamo proprio ieri, può sembrare strano, ma in questa città, in questa provincia, i problemi di ordine pubblico sono tanti e siamo riusciti a gestirli, intesa anche con tutte le altre forze dell'ordine che siedono al tavolo del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, in una maniera, devo dire, soddisfacente, perché siamo sempre riusciti ad evitare, soprattutto nei casi di conflitti di natura sociale, siamo sempre riusciti ad evitare che ci fossero delle conseguenze spiacevoli per i cittadini, per i manifestanti. Di questo sono particolarmente soddisfatto e comunque rinnovo di nuovo i miei complimenti e le congratulazioni a Questore, a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato, e faccio loro veramente i più calorosi, c'è bisogno oggi che fa un po' più fresco, i più calorosi auguri per la festa, per la loro festa. Un'ultima annotazione, Questore, complimenti perché ha realizzato anche una bella... Dottoressa Fabris, sì, sì. Però dici che lei ringrazia sempre il suo capo di gabinetto. No. No. Allora, la dottoressa Fabris sicuramente ha collaborato con lei e il vicario, insomma. Adesso io evito di dire tutti noi, se no poi va a finire che ne dimentico qualcuno, però devo dire veramente complimenti perché ha organizzato una bella cerimonia. Io di cerimonie ne ho viste tante, sono partecipato a tante cerimonie quando ero al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quando i mezzi, le risorse lo consentivano in maniera molto più sfarzosa. Oggi le cerimonie sono tutte connotate da sobrietà, ma devo dire, Questore, e complimenti quindi a lei, questa Fabris, vicario e tutti coloro che hanno con lei collaborato alla riuscita di questa cerimonia, che è veramente organizzata, ben organizzata e in un contesto di festa che non può che farci fare ancora di più i complimenti a lei, a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato. Auguri. Diamo inizio alla prima capo, umile amo Dio. Con la seguente motivazione. Evidenziando altissima professionalità, generoso altruismo e sprezzo del pericolo, intervenivo unitamente all'altro personale in soccorso di un giovane minacciato da un uomo armato di coltello. Nella circostanza l'operatore si avvicinava alle due persone e si gettava contro il malvivente armato, allontanando contestualmente la vittima dell'aggressione e ingaggiando una colluttazione con il malvivente, al termine della quale il ferito riusciva a disarmarlo e a trarlo in arresto. Chiaro esempio di dedizione e coraggio. Castro Villari, 27 gennaio 2013. Grazie. All'ispettore capo Dario Gargano, al sovrintendente Franco Arduca, all'assistente capo Mario Guaglianone e all'assistente Walter Gentile. Con la seguente motivazione. Evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa, collaborava ad una complessa operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto dei responsabili di un duplice omicidio. Tassi a Spezzano Albanese, 19 settembre 2012. Consegno il riconoscimento al signor prefetto, dottor Gianfranco Tomano.
sindaco di Cosenza, architetto Mario Cuto. Encomio al vice questore aggiunto, dottoressa Raffaella Pugliese, a cui rinnoviamo gli auguri per la meritata promozione, al sovrintendente Giuseppe Mazzei e al sovrintendente Terenzio Zoroberto, con la seguente motivazione. Evidenziando elevate capacità professionali e perfetta conoscenza della materia, prendeva parte ad accurate indagini di polizia che consentivano di sequestrare preventivamente beni immobili costruiti su un'area sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico. Paola, 21 maggio 2013. Prima sporgendosi da un viadotto autostradale e poi correndo all'impazzata tra le auto, armato di un'ascia e di una sega, creando il panico tra gli utenti della strada. Evidenziando generoso altruismo e notevoli capacità professionali, riuscivano a bloccare lo squilibrato. Cerico, 18 luglio 2013. Professionale e determinazione operativa, effettuava libero dal servizio un intervento di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia due giovani di minore età che attentavano alla vita di utenti della strada lanciando sassi da una cavalcavia. Castrovigari, 22 agosto 2013. Su Francesca Panno. Esserci sempre Valerio Florino e Alessandro Ritacco. Premia l'arcivescovo di Cosenza e Bisignano, Monsignor Salvatore Mingali. Grazie, questo è un quaderno della nostra aula.
aprile 1943. Grazie di cuore, grazie Mara. Ci ricordano i bombardamenti. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Sempre. Noi pensiamo che il lavoro dei poliziotti sia molto importante e molto serio. Per svolgere questo lavoro c'è bisogno di tanto coraggio e se non ci fossero i poliziotti non potremmo immaginare come sarebbe il mondo. La città è molto più sicura perché la polizia arresterà tutti i criminali che violeranno il territorio. Il corpo della Polizia di Stato lavorerà quotidianamente affinché che sia ordine e rispetto tra le persone. Il loro lavoro dovrebbe essere costantemente premiato perché è il lavoro più coraggioso di tutti i mestieri del mondo. Per svolgere questo lavoro serve forza, dedizione e passione. Scusate. Vai, vai, vai. E tanta voglia di migliorare la realtà, perché il pericolo è una minaccia costante. Un poliziotto gli può far male, si può far prendere da un proiettile, ma voi avete buona volontà. Crediamo che il vostro lavoro sia un lavoro meraviglioso. E vorremmo essere poliziotti anche noi, ma siamo ancora piccoli. Da grandi saremo dei poliziotti di primo ordine. Noi inseguiamo sempre questo sogno, ed è anche se non dovessimo riuscire a incoronarlo, sarà sempre per noi un mestiere che adoriamo e saremo sempre per imparare. Noi siamo sicuri che i banditi hanno timore di voi e non rapireranno più le banche. Se non ci foste, voi nella città regnerebbe caos, ma per fortuna ci siete, per cui regna ordine e serenità. Un giorno, mentre andavo al mare, sull'autostrada, è passata una macchina veloce e subito dietro c'era la polizia che inseguiva con le... Parto fianco, parto rizzo.